interventi in 20 istituti per un investimento di 1,5 milioni di euro. È questo l'impegno dell'amministrazione comunale aretina che ha presentato i progetti già approvati dalla Giunta relativi ai plessi scolastici in materia di manutenzione. I lavori prenderanno avvio a breve e si concluderanno entro la prima campanella di settembre. È un importantissimo sforzo, molto al di sopra rispetto agli anni passati, in quanto crediamo che gli investimenti per i nostri ragazzi siano investimenti assolutamente necessari e obbligatori. I progetti sono stati presentati all'Istituto Comprensivo Vasari di Quarata. Quarata interverremo per sostituire gli infissi, quindi migliorare dal punto di vista energetico il plesso. Poi interverremo in varie altre scuole del territorio, sia sostituendo infissi piuttosto che intervenendo con ristrutturazioni di bagni o di altro. Interverremo nella nota Matrignano, ma non solo, interverremo anche in altre scuole come il Nido Bastione, piuttosto che si torni a Tregozzano e in altre scuole del territorio, che gli interventi andranno ovviamente nella direzione del miglioramento strutturale, in modo tale che i nostri ragazzi possano essere più tranquilli di ora. Per alcuni edifici si parla anche di smaltimento di amianto, quali? Cioè, negli ultimi due edifici dove abbiamo ancora una copertura in amianto incapsulata, quindi in totale sicurezza, sono il Peter Pan e il Cucciolo. Sono previsti il Fonte Rosa, sono tre, mi suggerisce l'ingegnere. E per quest'anno abbiamo previsto interventi sul Cucciolo e sul Peter Pan, e quindi andremo avanti con la progettazione, che però vedrà la luce nel 2018. Però gli interventi sono programmati per quest'anno e le gare di appalto quindi verranno concluse entro l'anno in corso. Gli interventi interesseranno anche la scuola materna L'Aquilone di Matrignano, negli ultimi mesi sotto i riflettori dopo l'ipotesi scongiurata della sua chiusura. Interventi sono interventi che vanno nell'ordine del miglioramento strutturale, ammontano a circa 80.000 euro e faranno sì che questa scuola sia adeguata in modo tale che i ragazzi possano continuare a frequentarla in sicurezza.